Grazie Eleonora Bianchini, adesso andiamo a conoscere la storia di Mario Motta. Di professione fa il cardiologo, ma coltiva un'immensa passione per l'astronomia e lo fa al top perché ha costruito il più grande telescopio degli Stati Uniti. Lo ha incontrato per noi Stefano Salimbeni. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Si incomincia con uno piccolo per imparare, poi mano a mano si va increscendo. Questo non è il mio primo telescopio, a occhio e croce dovrebbe essere il decimo. Il primo l'ho costruito a 14 anni. I miei genitori, immigrati dalla Sicilia, grandi lavoratori, me ne regalarono uno da bambino, ma andando avanti non potevano permettersi di comprarne uno della dimensione che volevo. Così imparai a costruirmeli da solo. Questo è il più grande telescopio d'America interamente fatto in casa. Non so se sia anche il più grande del mondo, ma negli Stati Uniti ne sono sicuro. Solo per limare lo specchio principale ci sono voluti 2 anni, più altri 2 e mezzo per la parte elettronica e meccanica, dunque in tutto 4 anni e mezzo di lavoro. Ci sono tanti libri che insegnano come fare, le associazioni di appassionati come me, e poi vivendo a Boston ho molti amici scienziati e ricercatori e ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa. Quando osservo le galassie a guardare fino a 1 miliardo di anni luce di distanza. Il mio record è un raggio gamma generato dall'esplosione di una stella fotografato a 10 miliardi e mezzo di anni luce. Ogni volta che si guarda il cielo è come viaggiare indietro nel tempo. La luce va veloce, ma l'universo è molto molto grande. Il sole che vedi è quello di 8 minuti e mezzo fa. Giove 40 minuti, la Via Lattea che vedi è già vecchia di 20.000 anni. Il cielo, infatti, è come una grande macchina del tempo. Il tempo che passo qui dipende dal numero di notti chiare, senza nuvole, che per me non sono mai abbastanza. Nelle notti nuvolose elaboro tutto ciò che raccolgo nelle notti chiare, immagini, fotografie, dati. Vede, io appartengo all'Associazione Mondiale degli Osservatori di Stelle Variabili, ovvero le stelle molto giovani o molto anziane che trasformandosi variano in brillantezza. È un'associazione internazionale che ha più di 100 anni, con sede qui a Cambridge, fatta di dilettanti e professionisti e che mette tutti i dati che raccoglie a disposizione della comunità scientifica mondiale, gratuitamente. L'astronomia si può approcciare in tanti modi. Per me, come per molti, comincia tutto con la bellezza del cielo. Infatti ancora mi entusiasmo quando apro la calotta del mio osservatorio e comincio a guardare in alto. E lo faccio di regola un numero minimo di notti al mese per evitare che concentrarmi troppo su dati e calcoli mi faccia dimenticare quanto bello sia il cielo di notte. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. E adesso nel cielo c'è anche il mio nome. Le spiego, qualche anno fa mi avanzava uno specchio da 32 pollici. Un gruppo di astronomi italiani erano a cena da me e mi raccontavano che a Varese, all'osservatorio Schiaparelli, avevano esaurito i fondi e che per essere operativi gli mancava proprio uno specchio da 32 pollici. Io dissi, ce n'è uno in cantina. Lì per lì, pensavano a uno scherzo. I got one. So, everyone was happy. Poi gliel'ho donato e evidentemente sono rimasti contenti perché hanno proposto all'autorità internazionale incaricata di dare il mio nome a un asteroide scoperto da loro. Dunque adesso fra Marte e Giove c'è anche l'asteroide Mario Motta. The ragged men in ragged clothes. All'università volevo fare astrofisica, ma uno zio mi ha consigliato di iscrivermi a medicina. Quest'ultima mi accettò per prima, così sono diventato un cardiologo, ma sarei stato felicissimo anche come astrofisico. Pensi che quando abbiamo comprato questa casa, mia moglie guardava intorno e io guardavo in alto. Lei vedeva le spiagge e io vedevo che era abbastanza scuro ed è andata bene a tutti e due. Poi mi ha anche permesso di costruire l'osservatorio nel retro. Dunque, io controllo queste 2 stanze e lei controlla tutto il resto. E va benissimo così. She controls everything else. It's okay.
In una qualche maniera gli italiani migrano anche nello spazio, una storia bellissima questa del signor Motta, veramente molto molto bella. E